di attività di metti in moto la macchina poi dopo. Ecco, vi ricordo che siamo ripresi e quindi questa iniziativa andrà in streaming oggi e poi anche nell'archivio dell'università e poi eventualmente anche degli altri enti che partecipano a questa manifestazione. Cedo la parola per i saluti di benvenuto al professor Gianni Santucci. Ecco, grazie, ringrazio il professor Sommaggio non solo per avermi ceduto le parole, ma perché in qualche modo è l'artefice, diciamo, principale di questa nostra iniziativa. E io porto i saluti in qualità di vicepreside appunto del nostro preside della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, perché in questo momento è impegnato in altro continente, quindi non potrebbe neanche facilmente essere reperibile nella propria stanza. E al contempo porto anche i saluti, però non solo in qualità di vicepreside, ma anche in qualità di coorganizzatore di questa attività e in fondo anche in questo caso specifico anche di giudice, quindi assumo anche l'onere della commissione giudicatrice di portare i saluti della commissione giudicatrice. Ecco, detto questo, però io non mi dilungo su tutto il resto perché in questo momento sarebbe inutile e sarei forse anche incompetente. Invece no, alcune saluti o alcune brevi riflessioni sono opportune da parte di altri miei colleghi che sono qui al mio fianco. Quindi immediatamente cedo la parola al professor Oss, che è il delegato del rettore all'orientamento, un'attività di strategica importanza negli ultimi anni per tutta l'università, non solo nazionale ma direi europea se non mondiale. Grazie. Bene, grazie a voi e buon pomeriggio. E aggiungo saluti ai saluti, come si dice appunto, in particolare quelli della rettrice che rappresento per, come è stato appena detto, questioni di orientamento dell'Ateneo. Questo è un evento di orientamento molto importante, è una gemma, come mi piace dire, per come ho potuto leggere, per la struttura e l'idea che porta questo particolare tipo di manifestazione, ma mi ha colpito molto, nonostante io di mestiere sia scienziato, io lavoro dipartimento di fisica, si è emersa l'importanza appunto del linguaggio, del confronto, anche in modo competitivo, come state affrontando, affronterete oggi stesso, se appunto ho ben capito tutto il significato di questo vostro lavoro, a suon di parole che vuol dire anche a suono di fatti, cioè di cose di sostanza. Gli scienziati a volte si limitano, perché devono fare una certa fase del loro mestiere, a controllare le loro affermazioni con le misure, con le osservazioni sperimentali. Però se poi manca una competenza dal punto di vista dell'utilizzo del linguaggio, dello scambio delle idee, delle opinioni, non si va molto lontani. Quindi un lavoro come il vostro è di notevolissima importanza, è molto importante secondo me che venga fatto in un contesto di rete, di collaborazione fra dipartimenti, fra e con le scuole, fra e con la provincia che mette a disposizione risorse e idee e sostanza essenzialmente. Quindi io non voglio rubare tempo prezioso a quello che dovete fare oggi pomeriggio, voglio veramente, al di là delle come si dice, circostanze, complimentarmi con gli organizzatori e con voi che partecipate e portate a casa qualcosa di importante, non solo per voi stessi ma per quelli che possono prendere esempio dalla vostra partecipazione e dal vostro impegno. E quindi in bocca al lupo, buon lavoro e anche buon divertimento. Grazie. Grazie, e in questo momento cedo repentinamente la parola invece al professor Luciano Covi, che è il direttore dell'IPRASE, che è al mio fianco, a cui cedo qualche riflessione. Grazie. Che sia penso opportuna. Buonasera a tutti e un cordiale benvenuto anche da parte mia. Io porto i saluti dell'assessore Dalmaso, che non può essere qui per contestuali impegni. E evidentemente è un momento importante, un momento conclusivo di un percorso e quindi è l'apice di un progetto che sicuramente nasce da lontano. Quindi io ringrazio direttamente voi, ma anche i vostri colleghi, i vostri compagni che non sono qui presenti oggi, i vostri insegnanti, in particolare la professoressa Tamanini e il professor Bailo, che
sono stati gli animatori di questo, di questa iniziativa per quanto riguarda i Prase. Diciamo che molto spesso questi eventi in cui la scuola si confronta anche con l'esterno nascono in maniera un po' casuale, no? Anche le scuole e le classi partecipano spesso anche per provare, per sperimentare, e in realtà questi momenti costituiscono un importante arricchimento dell'attività curricolare. Le esperienze insegnano che da questi momenti nascono delle, come dire, nuove competenze, sicuramente delle motivazioni, un senso di appartenenza e anche un riconoscimento dell'importanza della scuola. C'è anche a volte un senso di orgoglio. E questo sono tutti elementi fondamentali in un'ottica in cui la scuola sta cambiando paradigma. Si parla molto di competenze, quindi un passaggio dalla conoscenza, anche dalla trasmissione diretta e frontale dei contenuti, a momenti invece in cui le conoscenze vanno agite, e queste sono situazioni e contesti che favoriscono questa dimensione. Per cui anche il confronto, anche il fatto che la scuola come dire, si confronti con altri istituti e non sia eccessivamente autoreferenziale, sapete l'accusa che viene portata alle istituzioni scolastiche è proprio questa, diventa allora questo momento un momento importante di confronto e di dialogo. Ed è per questo che io vorrei sottolineare il fatto che siamo anche in un contesto extrascolastico, siamo all'università, ed è questo è un segnale, è un valore aggiunto molto importante, perché segnala proprio questa disponibilità della scuola a confrontarsi col territorio. Io un mese fa ero a Milano ad un evento, ho partecipato a un evento molto simile a questo. Era alla 25esima edizione, è partito esattamente con la stessa caratteristica di questo torneo, però ha assunto una dimensione europea e addirittura mondiale. Diciamo che alla fine sono momenti, il tema era molto diverso, era molto vicino alle tematiche del professor Ross, l'ambito scientifico e tecnico. Però il contesto non cambiava, evidentemente. La cosa che mi ha colpito molto è che in questo convegno c'era, in questo momento di confronto, c'era anche Elio delle Storie Tese, che tutti voi conoscete, che era uno dei primi vincitori di 25 anni fa. E la cosa che ha segnalato è esattamente questo. In quell'occasione lui ha conosciuto un membro della sua band. Allora, i momenti di confronto e di dialogo sono basilari e possono avere un significato anche oltre il contesto specifico, per cui io mi auguro che anche voi in questa esperienza possiate incontrare un vostro compagno che vi accompagna per tutta la vita. Grazie. Grazie. Grazie per le belle parole che in qualche modo hanno dato conto anche dell'importanza e delle occasioni che possono maturare appunto da questi eventi che sono organizzati appunto insieme università e scuole e provincia e insomma tutte le istituzioni. Bene, io però non vorrei perdere tempo proprio perché dopo magari cerchiamo di recuperare gli indirizzi in modo tale che poi qualche io delle Storie Tese futuro l'abbiamo già prima di... Adesso io cedo immediatamente la parola a Paolo Sommaggio in modo tale che lanci immediatamente il vero e proprio gioco del contraddittorio. Bene, grazie al professor Santucci, grazie agli interventori che lo hanno preceduto e lo hanno seguito. Siamo arrivati alla finale, è la terza edizione, come vedete siamo sempre più numerosi, anche le aule, avete visto, c'erano aule sempre più grandi, quindi vuol dire che l'università e gli enti che sono coinvolti credono in questo progetto. E adesso tocca a voi, nel senso che direi che possiamo incominciare con la finale del torneo Suon di Parole. Chi sono le classi coinvolte? Oggi dovreste essere, come mi hanno detto, dovreste essere il liceo Maffei, quarta BS, siete voi? Benissimo. E il liceo Da Vinci, quarta E, siete voi? Bene.
Il tema della gara di oggi vi è stato comunicato non tantissimo tempo fa, questo fa anche parte della prova, no, del nostro gioco. E vedete che l'atmosfera è un po' più ingessata rispetto alle gare che abbiamo fatto qualche tempo fa. Non preoccupatevi, insomma siete anche già ormai abituati, siete diventati progressivamente sempre più esperti anche nel parlare in pubblico, quindi non credo che un piccolo podio e un pubblico più numeroso vi mettano in difficoltà, perché lo spirito è proprio quello del gioco. Allora, io direi che intanto presentiamo i giudici di questa finale, perché a differenza delle altre volte abbiamo chiesto alle persone che abbiamo ritenuto essere interne al nostro gioco, che possano avere delle concomitanze con il nostro gioco, e quindi abbiamo appunto il professor Santucci, come vi dicevo prima, nella doppia, tripla veste, adesso non so più, nella veste di giudice, ma lo ha fatto anche l'anno scorso, quindi ormai è un giudice esperto. Poi quest'anno abbiamo il dottor Enrico Franco, direttore del Corriere del Trentino, e abbiamo la dottoressa Marina Ecker delle politiche giovanili del Comune di Trento. Leggete Campestrini, in realtà è un'altra persona. Aspettavamo la dottoressa Campestrini, ma è venuta gentilmente, grazie. La ringraziamo tanto, la dottoressa Ecker. E poi abbiamo il dottor Beggio, che voi già conoscete perché è stato vostro giudice per parecchie gare. E quindi insomma abbiamo questi quattro giurati che daranno la loro indicazione sui vostri interventi. E ricordatemi, chi deve cominciare questa volta a parlare? Incomincia Riva, bene. E allora, come al solito avete la prima parte, ricordo per chi appunto non è esperto delle nostre gare, che avete tre interventi di 3 minuti ciascuno per la parte argomentativa. Poi c'è una pausa di un quarto d'ora, 20 minuti, dove noi qui continuiamo con la presentazione del progetto, invece voi ragazzi, allora i giudici si riuniranno in aula 6, voi ragazzi vi riunirete Riva in aula 7 e invece Da Vinci in aula 8, e le aule sono giù, quindi basta che fate una rampa di scale e trovate subito le aule, ma poi appunto il dottor Beggio e anche il dottor Schiavon vi accompagnano eventualmente alle aule, quindi sono 3 aulette dove vi potete riunire. Per che cosa? Per studiare la fase controargomentativa, che sono la seconda parte del gioco, e quindi gli altri interventi. Vi ricordo brevemente le regole. Le regole sono che avete l'onere questa volta di avere un oratore diverso per ogni, quindi 3 oratori per la parte argomentativa e 3 oratori per la parte controargomentativa, quindi in tutto 6 oratori. Vi ricordo anche che non è possibile parlare con i vostri docenti, anche se vi hanno aiutato, e appunto per questo volevo anche ringraziarli, perché senza di loro questo progetto non andrebbe assolutamente avanti, quindi vi ringrazio anche di questo. E allora il tema di oggi è stato un tema che all'interno del gruppo di coordinamento che si è creato attorno a questo progetto è stato un tema molto dibattuto, perché da un lato è molto interessante, dall'altro è anche un po' difficile, però d'altronde siamo anche in una finale, quindi è anche giusto che il tema sia complesso, perché no? Allora, vi ricordo il tema. L'uscita dalla crisi implica una decrescita, e quindi questa è una delle due tesi. L'altra tesi è: l'uscita dalla crisi non implica una decrescita. Come vedete, queste due tesi sono speculari. L'una è in opposizione per contraddittorietà rispetto all'altra tesi. E proprio su questo, appunto, siete chiamati a proporre le vostre argomentazioni e poi a contestare quelle dei vostri avversari, cioè dei colleghi che con voi condividono questa esperienza del torneo. Allora, inizia la quarta BS del liceo Maffei. Pregherei il primo oratore di avvicinarsi al palchetto. Come per le altre volte, vi raccomando, se scandite bene il vostro nome e cognome, perché appunto abbiamo la ripresa video e anche la verbalizzazione, non preoccupatevi, il timer scatta, ma come vedete abbiamo un super sistema elettronico di timing, sia alle spalle sia davanti. Non sentitevi oppressi da questa cosa, e in bocca al lupo e che vinca il migliore. Prego il primo oratore. Io sono Leonardo Givoli, della quarta bicicletta. Givoli con la G di Genova.
Posso iniziare? Per trovare una possibile soluzione alla crisi che stiamo vivendo, occorre prima di tutto analizzarla e comprenderla. Oggi assistiamo ad una vera e propria recessione dell'Occidente. I disoccupati crescono e, secondo Rifkin, teorico della disoccupazione strutturale, cresceranno ancora a livelli esponenziali ed il fallimento di imprese di ogni genere è già all'ordine del giorno. Ciononostante, il pensiero comune confida ancora nella ripresa dell'economia mediante un sano incremento delle vendite o un reinvestimento massiccio o un rilancio delle imprese. Ma siamo veramente sicuri che siano queste le soluzioni ragionevoli? La nostra civiltà si basa su un sistema orientato alla crescita, fondato sul capitale e sul consumo. Quest'ultimo, secondo Keynes, uno dei più grandi economisti del XX secolo, può essere stimolato anche attraverso dei metodi subdoli, come per esempio pubblicità, spot, slogan studiati ad hoc, proprio per incrementare le vendite, creando dei veri e propri bisogni. Nella stessa maniera, Herbert Marcuse, già 50 anni fa, aveva sostenuto che per tenere viva la nuova economia, le grandi aziende avevano creato uno stordimento di massa proprio a creare dei bisogni fittizi. Nell'odierna società dei consumi, infatti, il benessere coincide con il tanto avere, ma poiché ci sarà sempre una merce di cui non siamo in possesso e che i venditori ci inducono a desiderare di avere, siamo destinati a vivere in una soddisfazione permanente. E chiaramente gli esperti di marketing sanno bene che questo malessere del consumatore è il terreno dei propri profitti, poiché l'unica cura è l'acquisto. Il risultato di questa progressiva evoluzione dell'economia di mercato poi ha portato un sistema che inizialmente era finalizzato alla soddisfazione dei bisogni dell'essere umano a una nuova dinamica economica di cresci o muori. Ci si è infatti accorti che lo stesso processo di produzione dei beni primari rendeva talmente tanto profitto che la focalizzazione si è spostata dal fine ultimo, il benessere dell'uomo, al mezzo, la produzione rispettiva vendita. La nostra economia ha ormai come solo scopo la crescita, ma siamo proprio sicuri che si garantisca veramente la nostra felicità? Ma se anche paradossalmente ci mettessimo d'accordo su questo, giungendo alla conclusione che più profitto corrisponde ad una maggior ricchezza e che quindi arriviamo ad una forma di soddisfazione, continuiamo ad ignorare un fenomeno di grande importanza. Per Marx si tratta la crisi, giusto? Per Marx si tratta di crisi, la crisi periodica strettamente collegate alla natura stessa del sistema, che è espressione di una società egoistica in cui ciascun imprenditore non vuole che incrementare i propri profitti. Le crisi periodiche hanno comportato una crisi sistemica del nostro modello, con conseguente crisi ecologica, ambientale e sociale, insomma, la crisi della civiltà occidentale. Siamo di fronte a un fenomeno nuovo e quindi anche la soluzione deve essere diversa da quelle intraprese fino ad oggi, chiaramente inefficaci. La soluzione deve essere quindi la decrescita, che tiene conto dei nostri obblighi nei confronti dell'ambiente, dei nostri bisogni, della nostra felicità e del nostro futuro. Grazie. Dolce Roberta. Buongiorno. Un primo momento della nostra riflessione sul tema ha riguardato la natura delle parole che usiamo, onde evitare di cadere in equivoci o fraintendimenti. Nell'uso comune la parola crisi ha assunto un'accezione negativa, in quanto vuole significare il peggioramento di una situazione. Ma se riflettiamo sull'etimologia della parola crisi, che deriva dal verbo greco crino, cernere, separare, cogliamo una sfumatura positiva, in quanto un momento di crisi, cioè di riflessione, di valutazione, può trasformarsi nel presupposto necessario per un miglioramento, per una rinascita, dunque per una nuova fase di crescita. Insomma, l'abbinamento delle parole crisi e decrescita ci sembra una contraddizione. A conferma di quanto sosteniamo, in un articolo del Fatto Quotidiano del 2 aprile 2013 a firma di Furio Colombo, Gianni Agnelli ha confidato ad un analista finanziario in un incontro a Wall Street negli anni 70 che non puoi dire decrescita, è una parola contro natura. Lo stesso Furio Colombo deve ammettere che la frase è fondata: i bambini crescono, gli animali crescono, la natura cresce, tutto il resto è artificio dell'uomo, ma segue il modello della natura. Anche il voler interpretare la decrescita felice come una soluzione ci sembra una contraddizione, per non dire un'utopia.
Proprio seguendo quel modello di natura di cui parla anche Colombo, l'Occidente ha attuato prima una rivoluzione scientifica e poi una rivoluzione industriale, modificando il mondo e il modo di pensarlo, liberando l'uomo da immobilismo, dogmi e razionalità. Tutto questo non può essere fermato da una retromarcia. Tale ci sembra il significato della parola, che implica appunto utopisticamente una riduzione della produzione o l'abbandono dell'obiettivo di crescita. Una decrescita potrebbe assomigliare a una recessione più che a un'uscita dalla crisi, in quanto una contrazione dell'offerta o dei consumi avrebbe effetti negativi anche su altre variabili, come l'occupazione o il reddito delle persone. Ma il continuo aumento della produzione comporterebbe anche problemi ambientali. E allora come non accorgersi che la soluzione deriva direttamente dal mercato? Se per esempio una particolare risorsa non rinnovabile diventa scarsa, sarà lo stesso mercato a richiederne l'estrazione attraverso due meccanismi. Dunque a limitarne l'estrazione. Un aumento di prezzo, domanda e offerta, con la conseguente diminuzione della domanda, un aumento dei fondi per lo sviluppo delle alternative, cioè riciclaggio dei rifiuti o energie rinnovabili. Sarà dunque proprio la crescita economica a far sì che si conoscano e si fruttino sempre di più le nuove energie. E sarà sempre la stessa crescita a richiedere un loro utilizzo. Grazie. Lara Boschelli, parte di scientifico. Lara Boschelli. Così. Lara Boschelli, della quarta bicentifico. Nazma Akhter, all'età di 11 anni, ha iniziato a lavorare ogni giorno 14 ore per soli $2.50 al mese per un'industria tessile occidentale delocalizzata in Bangladesh. Ora ha 24 anni e da 7 anni lavora contro questa ingiustizia. Il suo è un esempio delle tante vittime del sistema capitalistico di crescita occidentale che si basa sullo sfruttamento dei paesi sottosviluppati. Ricordiamo il fenomeno del land grabbing, un vero e proprio assalto dei ricchi alla terra dei poveri, scandalo che persiste da molti anni e che dallo scoppio della crisi è aumentato a dismisura. L'ingiustizia purtroppo è il fondamento del nostro sistema di crescita, che alimenta l'apertura di un ideale forbice sociale. Cito quanto afferma l'economista Laura Pennacchi nell'introduzione al saggio Globalizzazione del premio Nobel Joseph Stiglitz. Per avere crescita occorre più disuguaglianza, perché solo più disuguaglianza è in grado di imprimere il necessario dinamismo alla società. È davvero questa la morale che noi vogliamo adottare? È prevedibile che tutti i paesi prima o poi rivendicheranno i loro diritti. E se noi, più fortunati, continuiamo a ignorare la loro necessità di uguaglianza e di dignità, nasceranno tensioni sociali e globali sempre più aspre. Concentriamoci ora su un altro aspetto. Qual è il pianeta che abitiamo? Crediamo forse di vivere nella valle dell'Eldorado? Sebbene spesso si sente parlare di energia infinita, la materia non lo è. Erroneamente viene affermato che la natura è in continua crescita, perché essa in realtà ha uno sviluppo ciclico. Ma il nostro sistema economico e l'attuale evoluzione umana impongono uno sviluppo lineare anche a ciò che necessariamente, per la natura stessa degli ecosistemi, deve essere ciclico. Però, dal momento che abbiamo in mente solo il guadagno, cerchiamo sempre metodi diversi e nuovi che hanno portato al consumismo, come l'obsolescenza programmata. Secondo i recenti dati BBC, 35 anni e finiranno i giacimenti di gas naturale, 37 di petrolio, 42 quelli di carbone. I prossimi 13 anni saranno a antimonio utilizzato per le batterie e indio utilizzato per la produzione di schermi LCD. Pensa altre inoltre che Vernadsky, mineralogista e geochimico russo, ha rilevato che la crescita del PIL comporta automaticamente una diminuzione dell'energia disponibile e l'aumento dei rifiuti, danneggiando così i nostri ecosistemi. Inoltre, secondo un rapporto del 2005, i paesi sviluppati utilizzano 6,4 ettari globali, mentre quelli meno sviluppati uno solo. Quindi, per equipararci agli standard dei primi, sarebbero necessarie le risorse di 8 pianeti Terra. Infine, la decrescita che sosteniamo noi non tende a zero, tende solo ad allentare le morse sociali, a ristabilire una certa armonia che la crisi ha portato via con sé. Armonia non significa sfruttamento, alienazione e consumismo, ma significa uguaglianza. Finito.
Giulia Conte, come i conti senza la I finale, nessuna vocale. In apertura del mio intervento credo sia utile chiarire come è nata e cosa ha originato la crisi che stiamo vivendo. Se ricordate, dopo una crescita illimitata e irresponsabile del mercato immobiliare americano, si creò la cosiddetta bolla immobiliare, con relativi mutui subprime che venivano concessi a persone le quali non avevano una ricchezza o un reddito proprio. I mutui ninja. No income, no job, no assets. Nel 2006 questa bolla scoppia e con essa tutto il sistema fino a quel momento in bilico. La borsa crolla e il deficit cresce a dismisura. Cosa fanno allora le banche? Vendono alcuni dei loro assets, attuando cioè uno stop e una decrescita. Fausto Panunzi al Festival dell'Economia qui a Trento il 1 giugno sosteneva che in questi casi invece è utile investire nelle banche e investire per una crescita. Ma ce lo insegna anche la storia. Un esempio di tale investimento è quello messo in atto da Roosevelt con il New Deal in seguito alla crisi del 29. Egli infatti, appoggiando la teoria keynesiana e contrastando le teorie deflazionistiche, impostò un programma di opere pubbliche, detto NIRA, National Industrial Recovery Act, che mirava a dare posti di lavoro. Aumentava sì il deficit, ma dava posti di lavoro. Questo impulso all'economia interna riequilibrò la situazione e incentivò la crescita. I paesi che hanno mantenuto come modello quello teorizzato da Keynes nel 29 sono quelli del nord Europa, alta tassazione, servizi pubblici e stimoli per la crescita. La Norvegia, primo esportatore d'Europa di petrolio, ha utilizzato l'elevatissima imposizione fiscale per dirottare gli enormi profitti del petrolio in un fondo statale che servirà per finanziare la conversione delle energie rinnovabili quando il petrolio non ci sarà più ed è servita anche nel 2009 per reggere il duro colpo della crisi mondiale. Crescita quindi non vuol dire non essere rispettosi del benessere, dell'ambiente e della qualità di vita. Non lo vuol dire non essere rispettosi. Al contrario, negli anni 80, alcuni paesi seguendo l'onda degli USA adottarono la teoria di Laffer, che sosteneva un modello fiscale più leggero per favorire la crescita. Essa però si rivelò fallimentare perché all'inizio sì vi fu una crescita del 3% e 60 milioni di posti di lavoro, ma in seguito le entrate fiscali diminuirono, la spesa pubblica aumentò e il deficit esplose. Ci sembra evidente quindi che per uscire dalla crisi e per prevenirne di future si debbano adottare i modelli del nord Europa. Modelli sì di crescita, ma una crescita responsabile e lungimirante. Grazie. Noemi Capelli. Il sistema economico-finanziario, fondato sulla crescita e schiacciato dai debiti pubblici, è entrato definitivamente in crisi. Cercare di uscirne, stimolando la crescita, è come rianimare un moribondo a bastonate, perché la crescita non è la soluzione, bensì la causa di questa crisi. È ora di voltare pagina, cambiare strada, premere reset, di passare da questa crescita insostenibile ad un nuovo modello che guardi il futuro, tenendo presente dei disastri passati e presenti e del fatto che il mondo non lo abbiamo ereditato dai nostri padri, ma lo abbiamo preso in prestito dai nostri figli. Questo nuovo sistema può essere chiamato decrescita intelligente. Il consumismo di massa, gli enormi sprechi, la pubblicità spazzatura, il gigantesco consumo energetico, questo è l'identikit della società occidentale, che per reggere questo ritmo disumano assume pasticche di ogni tipo. Secondo Herb Martin, docente della Scuola di Commercio di Strasburgo, una persona felice non consuma antidepressivi, non consulta psichiatri, non tenta di suicidarsi, non compra beni superflui, insomma partecipa solo marginalmente all'attività economica della società. Economia significa legge della casa. Non è allora paradossale che siamo felici se non ne partecipiamo? Nascono così fenomeni come il downshifting e le filosofie slow, alla base delle quali vi è la decrescita, il rifiuto razionale di ciò che non serve. È uno stile di vita nuovo, basato
sulla ricerca volontaria della sobrietà, sulla riscoperta della spiritualità, sull'avvicinamento alla natura. Le modalità di decrescita possono essere molteplici, personali e creative. Si tratta di un semplice piano di azione chiamato programma delle 8R: rivalutare, reinquadrare, ristrutturare, rilocalizzare, ridistribuire, ridurre, riutilizzare e riciclare. Diverse aziende hanno messo con successo a frutto questi principi, unendo la mentalità di riciclo creativo a Ecomoda. Un esempio è la Smateria, che produce vestiario utilizzando materiali di scarto ed insieme promuove un'economia solidale, impiegando sarte cambogiane a tariffe eque. In Italia, invece, vi è la rete degli artigiani del riciclo, la cui filosofia prevede riduzione drastica dei consumi e degli sprechi ambientali. Sono azioni concrete, infatti non è un'impresa impossibile, né tantomeno utopica. Non possiamo più nasconderci dietro l'ipocrisia, attaccando il modello della decrescita definendolo irrazionale, poiché è l'unico modo per evitare l'abisso socio-economico-ambientale. L'alternativa non è dunque fra decrescita e crescita, ma fra decrescita e disastro. Grazie. Rossella Patton. Buongiorno. In questo intervento vorrei come prima cosa sottolineare che una crisi economica porta inevitabilmente alla necessità di cambiamenti. Cambiamenti che nascono e si effettuano sulla base di una scelta fondata sulla crescita o sulla decrescita. Risulta assurdo però pensare di poter reggere un cambiamento, un miglioramento, basandolo sulla decrescita, dal momento che implicherebbe una caduta nella recessione. Tant'è vero che l'equazione sbagliata formulata dai due economisti di Harvard, Rogoff e Reinhardt, che suggeriva una linea economica basata su una serie di tagli e contenimenti, in altre parole su una decrescita, ha portato ad un incremento del debito pubblico. A sostegno di ciò, sempre l'economista della Bocconi, Fausto Panunzi, nell'incontro del 1° giugno a cui abbiamo assistito, ha affermato che le politiche d'austerità che hanno fatto seguito alla crisi, riducendo le capacità di alcuni stati di svolgere tale ruolo, creano una grave crisi di consenso. Proprio per questo siamo d'accordo con il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, il quale a fine maggio, presentando il rapporto 2013 sul cambiamento della finanza pubblica, afferma che le politiche di austerità sono state con causa rilevante dell'avvitamento verso la recessione e ancora, all'Europa servono stimoli per la crescita. Una crescita che quindi potrebbe certamente migliorare la situazione di attuale disoccupazione. I dati dell'Istat, infatti, riportano una percentuale di disoccupazione pari al 12,8%, la peggiore dal 1977, della quale ben il 40% sono giovani. Come si può quindi pensare di poter cambiare una situazione di questo tipo basandola su una decrescita? Bisognerà invece puntare ad una crescita sostenibile per un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, e che deve servire al miglioramento della società, dei servizi e dei beni di cui essa si serve. Se ne parla anche nel sito della Commissione europea, Europa 2020, dove si spiega che la crescita non deve necessariamente basarsi sulle modalità del passato. Da rivedere quindi il concetto di PIL. Già nell'internazionale uscito a giugno 2010 viene affiancato dallo slogan «Più inutile non si può». La crescita del PIL, quindi, non va confusa con un indicatore di benessere, poiché ha come conseguenza la decrescita dell'ISU, come possiamo vedere in alcuni stati come la Cina o l'India. Bisogna quindi guardare ed andare avanti per allontanarsi il più possibile dalla crisi, e questo sicuramente non può avvenire basando il cambiamento su una politica di decrescita. Grazie. Bene, abbiamo... Si sente? Grazie.
Non funziona il gelato. Allora, abbiamo esaurito la fase argomentativa. Adesso inviterei i ragazzi delle due classi. Allora abbiamo detto la 7 Maffei e la... Com'è? Senza gli insegnanti, ovviamente. Ecco, questo non l'ho ricordato all'inizio, ma era implicito. Ci rivediamo qui fra una ventina di minuti. 7 Maffei e 8 Da Vinci. Vi accompagna il dottor Beggio, i giudici invece andranno in aula 6. Perfetto. Invito i presenti a rimanere perché adesso incomincia un'altra fase, cioè incomincia la fase di presentazione del progetto. Grazie. Sempre puntuale tu, c'è una cavagna, c'è una roba, un uomo, un mito. Mi sono cura perché non sono precoce, adesso arrivo sempre tardi. Dove vanno i ragazzi? Nelle aule? Sì, lavorano in gruppo. Sì, sì. Andiamo in aula 6 allora, se volete seguire. C'è la sua cartellina. Ah, grazie. Prego. Prego, prego. Mi devo spostare per fare un tipo la Allora, adesso in questa fase la giuria è andata, si è ritirata, i ragazzi si ritirano per costruire le controargomentazioni, cioè cercare di vincere gli argomenti che hanno fornito, che hanno appena sentito dai loro, diciamo, avversari, dalla squadra opposta. Adesso, con chi è rimasto, brevemente volevamo dare, io e Chiara Tamanini, incomincerà Chiara Tamanini e poi farà seguito anche un piccolo intervento da parte mia, e di spiegarvi un po' la matrice di questo progetto e qual è stato lo sviluppo poi di questo anno. Prego Chiara Tamanini di incominciare e vi lascio a lei la parola. Sì, comincio io in quanto toccherò alcune tematiche che poi verranno approfondite dal professor Sommaggio. Un attimo che sono scomodissimo qua. Devo dare un'occhiata a dei dati perché io farò riferimento proprio ai risultati di un questionario che abbiamo somministrato lo scorso anno e poi ad alcune caratteristiche del torneo Trentino, il nostro modello, no? Devo dire è stato incuriosito a livello nazionale e ha suscitato molte telefonate, molte anche vari incontri, eccetera. Prima di tutto voglio dare la premessa è questa, spero di non annoiare nessuno perché darò dei numeri e farò vedere delle tabelle, ma sono veramente semplici. Allora, il torneo nei suoi 3 anni di vita ha avuto una crescita esponenziale. Non serva che legga tutti i numeri, ma da 2 siamo passati a 5 licei, a 6, da 8 a 23 classi, a 36 classi quest'anno, da 160 studenti, 470 circa il secondo anno, a 700 studenti di più, a dir la verità, quest'anno. Abbiamo disputato 41 gare e discusso 27 argomenti. Qual è il motivo del coinvolgimento di questo progetto? Probabilmente è dovuto al fatto che i protagonisti principali di questa attività sono i ragazzi, che sono proprio messi nella situazione di dover dimostrare ciò che sanno fare con ciò che sanno. Ovvero raccolgono le informazioni, vedono la tematica, raccolgono le informazioni, si preparano le argomentazioni, si confrontano e, come spiegherà poi meglio il professor Sommaggio, sorvolo sulla struttura del torneo, insomma mettono in atto, come diceva prima il dottor Covi, le proprie competenze. E sui caratteri formativi del torneo abbiamo parlato a lungo anche negli anni scorsi, non mi ci si vorrei soffermare troppo,
ne ha già parlato anche qui il dottor Covi. Il torneo ha fondamentalmente una connotazione orientativa nel senso autentico, ovvero nel senso che i ragazzi, mettendo in atto le proprie competenze, si misurano con se stessi, vedono cosa sono capaci di fare, riconoscono i propri limiti appunto scoprono di sé delle cose che magari prima non avevano individuato. Queste cose le dico non in modo astratto, ma facendo riferimento anche a quanto i ragazzi stessi hanno scritto nei testi che abbiamo chiesto loro di esprimere, quindi a degli aspetti, diciamo così, a delle specie di interviste qualitative che adesso avevo anche riportato, ma per motivi di tempo non sto a, diciamo così, a mostrare, a meno che non avanzi qualche minuto. L'altro aspetto è che i ragazzi scoprono che si può vincere soltanto facendo gruppo, cioè soltanto lavorando con la squadra. Naturalmente fondamentale è l'apprendere, che appunto discutere razionalmente nelle controversie verbali e poi esercitarsi in una competenza che a scuola è poco sviluppata, ovvero l'espressione verbale, che deve essere, come avete visto, hanno tre minuti a disposizione, sintetica e ben organizzata. Inoltre, uno degli aspetti fondamentali è che, specialmente quando i temi vengono dati dal gruppo di coordinamento, di cui facciamo parte io, professor Bailo, professor Beggio, professor Sommaggio, professor Dossi e la professoressa Laura Simeon, che oggi non vedo, perché aveva scrutini, credo. È una giornata brutta oggi, ci sono scrutini, quindi. Dicevo che puntiamo a proporre dei temi complessi, cioè dei temi controversi, per cui non c'è una soluzione data, ma la soluzione deriva, un'eventuale soluzione deriva proprio dalla discussione. Sono dei temi che rimangono aperti, ma che proprio attraverso il confronto tra posizioni opposte possono trovare dei momenti anche di convergenza, come diremo dopo. Però appunto il mio vero tema era quale valutazione danno gli studenti del torneo. E mostro gli esiti del questionario compilato l'anno scorso, a questa data, nel giugno del 2012, dagli studenti delle classi finaliste. Abbiamo proposto il questionario soltanto agli studenti appunto delle classi che sono arrivati in finale, perché abbiamo pensato che loro è stato un percorso più lungo e un'esperienza più meditata e quindi la loro opinione poteva essere più approfondita. Degli studenti teorici hanno risposto 82 studenti, l'80% degli studenti teorici. Il questionario è stato proposto parimenti agli insegnanti, però qui abbiamo avuto una risposta abbastanza deludente di 20 docenti, quindi rispetto a questi insegnanti non darò le statistiche, ovviamente, ma darò qualche opinione qualitativa che hanno espresso. Io non vedo niente, qua mi devo girare. Allora, la prima tabella riguarda la valutazione del torneo. Potete vedere da soli che gli alunni danno dei pareri positivi, nel senso che il torneo viene giudicato divertente, utile per imparare cose nuove, gratificante, interessante, arricchente, coinvolgente. Collochiamo qui tra il molto e moltissimo. Un po' meno, diciamo così, una percentuale inferiore la riceve, pur sempre positiva, ma insomma inferiore la riceve la frase utile per conoscere persone nuove. Il motivo di questo è che probabilmente gli alunni lavorano, sono talmente concentrati a lavorare
dentro la propria classe e poi a scontrarsi con la classe avversa, che difficilmente riescono poi a stringere anche amicizie con la squadra appunto con cui discutono. E poi l'altro aggettivo che riceve più abbastanza, è un 28% di abbastanza, è difficile. No, se potete vedere, sempre giudizi positivi, sono la maggioranza, molto moltissimo, e abbastanza difficile. Quindi gli alunni trovano che il torneo, pur essendo divertente, gratificante, interessante, eccetera, è impegnativo. Quindi bisogna tener conto di questo fatto. La partecipazione alla gara da parte degli alunni, ma immagino anche da parte degli insegnanti, che in questo caso sono tutori, comporta un abbastanza impegno. E quindi questo è un dato da tenere assolutamente presente. Questa tabella indica appunto quanto detto e risponde alla domanda del questionario: ti sei impegnato durante il torneo? Ritieni di aver partecipato attivamente a questa esperienza? Ecco, grande maggioranza degli alunni risponde che hanno partecipato molto o abbastanza. Quindi si ribadisce quanto detto, e questo è da tenere presente, cioè l'impegno curricolare è abbastanza notevole. Le tabelle che seguono illustrano invece l'opinione degli alunni rispetto all'utilità del torneo. Secondo gli studenti, anche qui i giudizi sono abbastanza lusinghieri, il torneo è servito a coinvolgere compagni di solito poco partecipi, a far emergere talenti e capacità nascoste. Bisogna dire una cosa, la ripeterò dopo: la scelta degli insegnanti trentini è stata quella di far partecipare classi intere. Allora, non succede mai che una classe intera venga coinvolta nella propria totalità in questa avventura e nella gara, no? C'è sempre una parte di alunni che rimane passiva o indifferente, e comunque è minoritaria. Soprattutto però, dicono i ragazzi, l'utilità del torneo è quella di favorire la collaborazione, cioè quello che dicevo prima: si vince soltanto se si fa gruppo. Questo lo ribadiscono, se leggete anche il libretto che è stato distribuito, e anche quelli degli anni scorsi, lo ribadiscono moltissimo i ragazzi. Si crea un clima di classe per cui si capisce che bisogna dividersi i compiti, non tutti possono fare tutto, e si impara a lavorare in equipe. Per quanto riguarda a ciò che è servito l'esperienza, bisogna dire appunto, come vedete, anche qua i giudizi sono ancora più positivi, e che i ragazzi hanno imparato a ragionare in modo argomentato, e quindi a sviluppare attività cognitive, a presentare le proprie opinioni attraverso un ragionamento, e quindi abilità espressive, a parlare in pubblico, abilità espressive, e presentare le proprie opinioni attraverso un ragionamento, abilità insomma sociali. Hanno sviluppato abilità quindi cognitive, espressive e sociali. C'era anche una domanda aperta legata a questa domanda, e alcuni studenti hanno scritto che l'esperienza del torneo è servita ad imparare ad ascoltare, acquisire maggiore sicurezza, approfondire posizioni differenti, acquisire apertura mentale. Qualcuno ha anche detto a capire che il giudizio è soggettivo. E naturalmente il nostro era un questionario che mirava a cogliere gli aspetti anche critici, no? Dell'esperienza, appunto perché soltanto cogliendo gli elementi critici si può poi anche migliorare. E quest'ultima affermazione
rimanda ad uno degli elementi probabilmente più delicati della gara, che riguarda, cioè, gli assenti di adesso, ovvero il giudizio della giuria. Il giudizio della giuria avviene sulla base di una griglia molto articolata, esplicata in ogni sua voce, direi quasi una rubrica fondamentalmente, che abbiamo messo a punto nei vari anni e abbiamo sperimentato variamente, cambiandola anche, e di cui parlerà il professor Sommaggio dopo. E quindi io non mi soffermo su questo punto. Ecco, direi che qui è da notare che il 28% circa degli alunni e l'11% dichiara che la valutazione a giuria è per nulla adeguata. La maggioranza la ritiene adeguata, ma insomma abbiamo dei numeri anche che mostrano un atteggiamento critico. Probabilmente questo è dovuto al fatto che è faticoso elaborare le sconfitte, anche perché a volte le differenze tra una squadra e l'altra, scusate, nella sconfitta, nella vittoria, è davvero di pochi punti. E quindi non è facile evidentemente digerire tutta una storia su cui ci si è impegnati, eccetera, così, è andata a finire male. D'altra parte bisogna dire che l'aspetto del nostro torneo è che è un gioco, non è un torneo fisico, faccio riferimento alla pallavolo in Trentino molto affermata, ma insomma è come in tutti i giochi, anche in questo gioco insomma, si può perdere, no? E quindi questo lo si dice fin dall'inizio. Tuttavia questa cosa ci deve far riflettere, perché anche in questo caso noi cogliamo che il momento, pur in una gara che dovrebbe essere giocosa, come scrive qualcuno nel libretto, gli studenti di Tione mi pare, il momento della valutazione è il momento più delicato e quindi il gruppo di coordinamento, chi continuerà questa attività, come spero, deve continuare la ricerca su questo punto. E comunque credo che un elemento di soggettività, dato appunto che ci si basa su una struttura valutativa di tipo qualitativo, sarà del tutto inevitabile, anche se i giudici condividono tutte le categorie e tutte le definizioni delle categorie che descriverà poi il professor Sommaggio. Per quanto riguarda gli argomenti, i ragazzi li hanno trovati molto, moltissimo interessanti al 93%, parlo dell'anno scorso, istruttivi al 94%, ma ancora una volta difficili, 94%. Quindi questa cosa ritorna, no? È un'attività che suscita interesse e partecipazione, ma non perché è facile, anzi pone degli ostacoli. Anche qui c'era una domanda aperta, adesso non vado a leggere, insomma c'erano dei giudizi positivi, però c'erano anche dei giudizi talvolta critici, i temi sono ampi, generici, ambigui, dice qualche ragazzo. Per quanto riguarda la tipologia degli argomenti preferiti dagli studenti, ecco, i ragazzi non vogliono, proprio lo dicono esplicitamente, argomenti legati strettamente a discipline scolastiche. Preferiscono temi di attualità che a scuola, altrimenti nelle discipline, non si riesce mai ad affrontare. È un modo, questo credo, di mettere la scuola, cioè l'ambiente formale, in rapporto alla vita, no? E quindi si affrontano tematiche utili anche alla vita. Da questo punto di vista volevo dire una cosa che avrebbe detto l'assessore. Abbiamo la bozza delle linee di guida degli istituti superiori sul sito di Vivo Scuola, che l'avrete già vista o chi non l'ha vista dovrebbe andare a leggere. Il torneo di dibattito è previsto esplicitamente come laboratorio dentro la disciplina di filosofia.
Anche se è dentro la disciplina di filosofia, tuttavia si dice che i temi di riferimento devono appunto essere legati all'interdisciplinarità e alla cittadinanza, tematiche di cittadinanza. Quindi se si vuole, fino al 15 luglio si può intervenire in un'area riservata del sito Iprase e si può dirla propria anche su questo punto. Perché sono d'accordo che naturalmente l'argomentazione, la logica, eccetera, abbia a che fare con la filosofia. Abbiamo qua naturalmente la Società Filosofica Italiana, la sua presidentessa e segretaria, ma credo che riguardi in realtà tutte le discipline, no? Come si diceva prima col professor Ross, anche discipline scientifiche. Per quanto riguarda la struttura della gara, i ragazzi anche qui danno un giudizio fortemente positivo, però il 40% preferirebbe avere più tempo tra la fase argomentativa, quella che stanno vivendo ora, e quella controargomentativa per prepararsi meglio. Ecco, i 20 docenti che hanno risposto hanno trovato anche loro che gli argomenti sono efficaci, a differenza dei loro studenti invece hanno trovato valida la griglia di valutazione, a differenza degli studenti vorrebbero temi più legati alle discipline e invece esprimono grande soddisfazione per gli aspetti educativi del torneo, e cioè per il protagonismo dei ragazzi. Alla domanda finale, dai una valutazione complessiva dell'esperienza? Io qui non ho parole perché davvero si raggiunge quasi il 100%, l'esperienza viene definita positiva o straordinaria. Quindi il gruppo di ricerca così ha l'intenzione di continuare a lavorare sugli aspetti positivi e negativi che sono emersi, diciamo soprattutto quest'anno, in qualità del fatto che sono aumentate le squadre, quindi aumentata la casistica, e quindi naturalmente man mano che si cresce aumentano anche le problematiche. Puntualmente ogni settimana ci arrivavano domande anche abbastanza o semplici o complesse, anche attinenti alla relazione con i vari tablet. Si possono usare i tablet, cosa dobbiamo fare con computer, non computer, possiamo usare durante la fase di preparazione oppure no, eccetera. E così varie domande che abbiamo raccolto con l'obiettivo di elaborare le linee guida del torneo, in quanto il modello trentino ha riscosso interesse a livello nazionale. Io stessa sono stata chiamata, poi non sono andata dappertutto, a raccontare un po' l'esperienza. Rapidamente le caratteristiche trentine, chiamiamole così, fanno riferimento alla struttura del nostro territorio che ci ha costretti a un certo punto a fare certe scelte. Abbiamo diviso le squadre cittadine da quelle extra cittadine perché la nostra numerosità era talmente piccola che non potevamo andare dappertutto, avremmo dovuto fare solo questa cosa a tempo pieno. Abbiamo invece investito sulla condivisione iniziale delle regole e sulla formazione iniziale dei docenti tutores da parte della facoltà di giurisprudenza, come dirà poi il professor Sommaggio. Questa fase è stata importante anche perché gli insegnanti hanno appreso alcune dinamiche, alcune regole, ma gli insegnanti già esperti hanno passato la propria esperienza, avevano già fatto esperienza gli anni precedenti, hanno passato la propria conoscenza ai nuovi docenti. C'è stata cioè una sorta di scambio tra pari. E poi ci siamo visti costretti a rendere le fasi iniziali della gara autogestite dalla scuola, naturalmente avendo inizialmente condiviso tutte le regole, per cui tutte le gare iniziali sono gestite dagli insegnanti dentro la scuola, tranne la finale. Nella finale c'è una giuria esterna e dalla finale esce poi la squadra che si scontrerà con le squadre delle altre scuole. Coinvolgimento di classi intere, anche questa è una scelta dei docenti, iniziale dei docenti. La domanda era cosa coinvolgiamo, chi coinvolgiamo,
soltanto gli studenti interessati, quindi che diventi un'attività extracurricolare, oppure la classe intera? La risposta dei docenti, molto chiara e limpida, è stata no, per noi questo torneo ha un valore formativo e quindi deve essere la classe intera, anche se sappiamo benissimo che non riusciremo a coinvolgere tutti gli studenti. Insomma, si è puntato più sulla valenza educativa del dibattito che non su quella competitiva, e questo credo che sia importante. Come detto, poi dirà meglio il professor Sommaggio, abbiamo cercato di far partecipare studenti diversi, cambiando il più possibile gli oratori. E tipico nostro trentino è fare appunto riferimento a tematiche cross curricolari, cittadinanza attiva, e quindi non disciplinari, e poi è stato dato ampio spazio al momento del contraddittorio, appunto perché per valorizzare il confronto, in modo che dal confronto da punti di vista condivisi si potesse arrivare appunto a anche a, non dico alla a qualche verità, ma a qualche punto fermo. Vorrei concludere, visto che sono arrivate tutte e due le classi, con una frase che ci riguarda tutti, quindi noi organizzatori prima di tutto, gli insegnanti e gli studenti. La virtù massima di chi ama il dialogo è di rallegrarsi di essere scoperto in errore. Chi al termine di un dialogo ancora su se stesse posizioni iniziali ne esce esattamente come era prima, ma chi è stato indotto a correggersi ne esce migliorato, alleggerito dall'errore. Questi sono i nostri debaters dell'anno scorso. Eccoci allora, vi ruberò pochissimo tempo, in realtà visto che appunto siete già riarrivati, poche semplici parole, attendiamo i giudici, quindi insomma, anche perché poi dovremmo cedere loro le sedie, quindi quando arrivano dovremmo alzarci e andare via. E il punto chiave di questo torneo, e la specificità di questo torneo rispetto ad altri tornei di oratoria, dibattito, tecniche, argomentative e quant'altro, la vera specificità del nostro torneo è che c'è la parola, come avete visto anche nei librettini, c'è a suono di parole il gioco del contraddittorio. E la cosa, credo, specifica di questo, dell'esperienza trentina, è proprio questa, cioè la capacità dei ragazzi, quindi la possibilità per i ragazzi di misurarsi in contraddittorio. Questo è un valore aggiunto per una serie di motivi, non solo perché stimola la capacità di formulare ragionamenti e quindi discorsi attraverso le parole, formulare ragionamenti, ma stimola soprattutto una capacità che è la capacità che solitamente non si insegna, non si impara, non si sa nemmeno da che parte stia di casa, cioè la capacità di ascoltare. Chi ti ascolta meglio se non colui che dalle tue parole deve cercare di costruire una strategia per superare il tuo discorso? Questa è un po' la chiave di volta della nostra esperienza, cioè la capacità di superare, la voglia di superare il discorso dell'avversario stimola l'ascolto dell'avversario, che è avversario semplicemente perché si trova in una squadra diversa, ma come gli avversari di un torneo di calcio, calcetto, pallavolo, calcio a 5 o quant'altro, è comunque qualcuno che ti sta aiutando perché sta con te sviluppando una prerogativa. Lui mi ascolta, io lo ascolto, perché altrimenti la società contemporanea ci abitua semplicemente a parlare, ciascuno dice la propria, il dialogo è io parlo, tu parli, andiamo a casa, io ho parlato, tu hai parlato, nessuno ha dialogato. Cioè non c'è un'interrelazione, un momento nel quale i due discorsi effettivamente si incrociano. L'unico momento nel quale i due discorsi possono incrociarsi, a nostro giudizio, a mio giudizio in particolare, è il momento nel quale c'è il tentativo di superarsi.
E no, sono ancora all'inizio, era proprio... Questo è il torneo che abbiamo deciso di sviluppare. Il torneo che abbiamo deciso di sviluppare, appunto, lo abbiamo chiamato il gioco del contraddittorio, perché è l'elemento del contraddittorio che contraddistingue questo aspetto, cioè il parlare, cioè dire qualche cosa, ma nel contempo il contraddire, cioè dire contro rispetto a ciò che dice il nostro contraddittore, che è quell'elemento chiave che ci aiuta a migliorare anche il nostro modo di parlare, perché nel momento in cui io preparo un'argomentazione, preparo un ragionamento, preparo un discorso, se sono bravo, se sono abile, cerco anche di mettermi nei panni di un possibile contraddittore, quindi è come se facessi il contraddittore di me stesso. Abituandomi a questa abilità, mi educo anche a migliorare i miei discorsi. Platone direbbe, rende forte il discorso debole, però lo dice nell'Apologia, ed è l'accusa a Socrate, ma è una tesi che stiamo cercando di sviluppare anche come gruppo di studio a filosofia, non mi impanco su questo problema. Allora, quest'anno il torneo è stato appunto progetto sperimentale, come vedete siamo ancora in fase sperimentativa, proprio per quel discorso che diceva Chiara, che mi ha preceduto, su quel discorso della questione valutativa, perché mentre gli aspetti argomentativi e controargomentativi, io sarei molto più radicale, nel senso che avete visto anche le slide di come i ragazzi vedono, come voi appunto vedete la questione del torneo, io sarei ancora più cattivo, non vi darei nemmeno il tempo per preparare le argomentazioni, cioè vi direi una mezz'oretta e vi direi bene, fra mezz'ora argomentate su questo tema. Perché il pericolo qual è? Il pericolo è quasi sempre di voler aggiungere nuovi argomenti, affastellare, no, delle res, degli elementi oggettuali di discorso, senza capire che l'importante è anche la concatenazione di quegli elementi. E quindi sapere con troppo anticipo il tema porta a pensare che l'argomentazione sia semplicemente un accumulo di materiali, quindi più tempo ho, più materiali trovo e più costruisco delle montagne argomentative che magari poi di fatto non sono efficaci, oppure vengono subito, ed ecco la cosa importante, contestate dal mio avversario, perché non è sempre vero che il numero di dati corrisponda poi ad un successo nell'argomentazione. Quindi i primi giudici delle argomentazioni sono i contraddittori, cioè sono gli oppositori, e i giudici terzi in realtà potrebbero anche non esserci, perché il vero scontro e il vero giudizio avviene tra i ragazzi. Quest'anno, come vedete nella terza edizione, hanno partecipato il Liceo Da Vinci, il Galilei, il Prati, il Linguistico, il Maffei, il Guetti, sia della città che di fuori. Ecco qui quanto vi dicevo prima, il contraddittorio è un momento ludico sportivo, cioè l'idea di base è quella di aver creato un campo di gioco, un momento di contraddittorio, un momento in quale i ragazzi si possano dire contro, cioè dire la loro e sentire contestata la loro indicazione. Ecco che la questione del confronto agonistico crediamo sia l'elemento importante, l'elemento originale che caratterizza l'esperienza di Trento rispetto anche a tutti i tornei di dibattito che appunto ci sono nel territorio nazionale. Ecco appunto lo scontro agonistico, lo scontro scopre i limiti propri e le necessità, la necessità della presenza di un avversario che sia fisicamente presente, questo mi addestra e mi abitua al fatto di creare discorsi forti proprio anche quando l'avversario materialmente e fisicamente non ce l'ho. Io divento il giudice di me stesso, cioè divento l'avversario di me stesso. E perché la questione di giurisprudenza? Perché la questione è sia perché il contraddittorio, come sapete, è diventato un principio del nostro ordinamento non da tantissimo tempo, perché è diventato un principio dell'ordinamento, un principio costituzionale con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, circa una decina, qualche anno in più di 10 anni fa, quindi nel 99 è diventato un principio costituzionale, di cui nessuno sa bene in che cosa consista, perché si dice tanto il rispetto del contraddittorio, dobbiamo essere in contraddittorio, dobbiamo fare, cioè all'interno del processo, dal punto di vista del diritto, è ancora un po' tutto da scoprire questo principio, che sembra una banalità, ma invece è un elemento che caratterizza proprio il diritto per come viene vissuto ai nostri giorni. Quindi l'idea è appunto quella di un contraddittorio che simuli in buona sostanza un processo. Avete visto, ci sono le due parti in gara, le due tesi da sostenere e i giudicanti. C'è stata una fase formativa con gli studenti che abbiamo svolto, qui vado molto veloce. Ecco, questi sono stati due elementi cardine della fase formativa. La metafora del percorso e la metafora dell'edificio. La metafora del percorso perché abbiamo cercato, come nella tradizione della retorica classica, di provare a sviluppare l'idea per la quale un discorso è come un percorso
o come una strada, come un itinerario, tocco una serie di luoghi. Questi luoghi la tradizione ci dice che si chiamano luoghi comuni, perché sono comuni a chi parla e a chi ascolta. Ma non solo abbiamo usato la metafora del discorso, vedete quello del Ponte del Diavolo a Venezia, ma abbiamo cercato anche di creare quelli che sono gli elementi di giunzione tra i vari argomenti che sono tratti dai luoghi. Il luogo è il posto dove sono gli argomenti vengono tratti, posizionati uno dopo l'altro, ma anche e soprattutto collegati uno con l'altro. E il collegamento è un elemento importante perché è quel punto chiave che può essere contestato dal mio avversario. Allora il mio avversario può contestare l'argomento oppure la giunzione che io creo tra gli argomenti. La seconda metafora importante che abbiamo usato è stata la metafora dell'edificio. Cioè il discorso, il ragionamento è come un edificio. È strutturato secondo un certo progetto. Gli architetti usano progettare le case, anche gli ingegneri usano progettare le case e ciascun piano di un edificio ha una serie di funzioni, ha una serie di elementi. La terza metafora che abbiamo utilizzato e non abbiamo messa nelle slide è la metafora del corpo umano, ma questa è una metafora platonica che soprattutto ha riferimenti al Fedro, cioè il discorso dovrebbe essere in grado come un essere umano di strutturarsi, avere una certa parte organica e portare anche possibilmente al di là della parte fisico-organica, cioè al di là dell'aspetto esclusivamente del suono che le parole emettono. Quest'anno con gli insegnanti appunto abbiamo cercato di valorizzare il ruolo degli insegnanti sia come tutori dei ragazzi sia come giudici e appunto abbiamo lasciato la fase iniziale agli stessi insegnanti all'interno dei singoli istituti, cioè noi siamo intervenuti alle finali dei singoli istituti. Il torneo di quest'anno, ecco, abbiamo fatto una serie di finali, adesso velocemente vi diciamo quali sono gli elementi che abbiamo trattato quest'anno, i temi dell'incontro. Un tema è stato questo, la massima libertà di utilizzo dei social network è condivisibile, la massima libertà di utilizzo dei social network non è condivisibile. Come vedete, le tesi sono opposte per contraddittorietà, cioè non è possibile che stiano insieme. Però, come abbiamo, come ha già detto anche Chiara, è proprio l'opposizione di queste due tesi che genera qualche cosa, perché l'idea chiave è che il contraddittorio, inteso come opposizione, sia generativo, cioè sia generativo di possibilità di mediazioni e quindi anche non solo una forza logica ma anche una forza aletica. Qui abbiamo appunto i punteggi, la classe vincente, chi ha vinto, chi ha perso, patapin e patapan, andiamo avanti, ciao Guetti. Semifinali cittadine, quindi tutti gli istituti si sono confrontati con questo tema, cioè era un tema solo, ciascun istituto ha lavorato su questo tema. Poi abbiamo cominciato con i temi delle semifinali cittadine. La prima è stata la prima gara, il Prati contro il Galilei. Il tema dell'incontro era: nella canzone contemporanea conta di più il testo, nella canzone contemporanea conta di più la musica. Qui abbiamo formato noi una posizione per contraddittorietà, anche se non è proprio una vera posizione per contraddittorietà, ma lo abbiamo fatto apposta perché i ragazzi fossero stimolati. Paradossalmente, visto che era un tema che piaceva molto ai ragazzi, gli argomenti, i ragionamenti sono stati più deboli. Questa è una cosa che abbiamo notato. Mentre invece in temi più difficili, quindi più lontani dall'esperienza diretta dei ragazzi, gli argomenti erano molto più di livello molto più alto. Qui abbiamo poi la seconda gara, gli stereotipi che condizionano le relazioni tra maschi e femmine sono superati oppure sono ancora ben presenti. E poi abbiamo la gara per individuare il proprio percorso per la scuola, prevale il desiderio personale oppure prevale la prospettiva occupazionale. E poi abbiamo sviluppato, qui abbiamo lo stesso tema, e quindi abbiamo la finale di oggi. Brevissimamente un'indicazione sulle griglie che sono state oggetto sia nella fase argomentativa e poi saranno oggetto della fase controargomentativa dei nostri giudici. Abbiamo deciso di dividere le griglie in due grandi famiglie, cioè l'elemento contenutistico e l'elemento espositivo, modo o forma. Per quanto riguarda la parte contenutistica abbiamo inteso sviluppare punteggi che mirassero da 0 a 5 punti sulla qualità argomentativa, sulla quantità argomentativa e sulla pertinenza dell'intervento. Per quanto riguarda invece il modo o forma, abbiamo lucidità espositiva, lessico e actio. L'actio appunto è il modo di porgere la dimensione del discorso. Questi stessi elementi costituiscono le griglie anche per la fase controargomentativa, dove non viene sviluppato, non viene giudicato il controargomento, ma la capacità
di vincere l'argomento avversario. Quindi i ragazzi si sono scelti ciascuno un argomento o un insieme di argomenti e hanno cercato di sviluppare la controargomentazione cercando di superarli. La valutazione, appunto, sia nel contenuto che nella fase espositiva di forma, va a valutare proprio questi aspetti. E adesso mi taccio perché sono arrivati anche i giudici e quindi dobbiamo liberare il tavolo. E andiamo avanti con la seconda parte. Prego i giudici di accomodarsi al tavolo e andiamo con la seconda parte della nostra gara di oggi. Grazie. Così anche prima, sì. Sì. Allora, come a voi noto, adesso ci sistemiamo, invertiamo l'ordine e quindi mentre prima era partito il Maffei, adesso nella fase controargomentativa partirà il Da Vinci. Chiedo ai giudici se sono a posto. Possiamo cominciare? Ci siete tutti? Avete avuto difficoltà? No. No. Siamo accapigliati. Bene. Bene, bene. Siccome siamo seri non lo diamo a vedere, però... Come deve essere, siete imparziali ed equanimi. Non traspare nulla dalle vostre espressioni. Bene, bene. Possiamo cominciare? Allora, chiamerei il primo controargomentatore, quindi l'oratore, al palchetto. Prego. Da Rugna. Buongiorno. Per quanto riguarda la recessione dell'Occidente, è stato detto che essa ha portato a disoccupazione e al fallimento delle imprese, ma la soluzione quindi a questo sta in una politica di decrescita? La soluzione a disoccupazione e a fallimento. Bisogna innestare un circolo virtuoso che investa in una crescita economica, nella cultura, nell'istruzione, per avere quindi un'ulteriore crescita, una futura occupazione che faccia ripartire l'economia in modo efficace. È stato poi detto che il pensiero comune si basa in una fiducia nel rilancio, quindi una fiducia nella crescita. È quindi impensabile attuare oggi un modello di decrescita in una società il cui pensiero comune viene dalla rivoluzione industriale che si basa sulla crescita. Attuare una decrescita significherebbe ribaltare un intero sistema che si fonda sulla crescita. Si è parlato poi del consumismo, fomentato dalla pubblicità che crea bisogni fittizi e insoddisfazione. Ma il consumismo appare così una crescita attuata in modo subdolo, ma quindi il problema si sposta non più fra crescita e decrescita, ma in un sistema, che quello capitalista, che è subdolo e sbagliato. Infine poi si è parlato di crisi periodiche, in cui ciascun imprenditore vuole aumentare i propri profitti egoisticamente. Il fulcro sta qui. Questi profitti, che sono stati guadagnati con una crescita, devono essere investiti in maniera giusta e responsabile in una crescita che sia di e per il bene comune. Il mio intervento è concluso. Grazie. Costanza Cozio, della Quarta B Scientifica. Ah, ok. L'argomento richiede di sostenere una soluzione per uscire dalla crisi, positiva o negativa che sia. Inoltre ritenete che la crisi
sia e decrescita siano delle due parole in contraddizione, ma ci tengo a precisare che quella attuale non è una crisi ciclica, bensì strutturale, per cui siamo arrivati alla fine di un ciclo di espansione, per cui non è possibile più andare avanti, e nel quale la decrescita non rappresenta solamente una possibile soluzione, ma la soluzione. Citate poi Agnelli, il quale sostiene che la decrescita sia contro natura, mentre si dimostra fortemente a favore della crescita. Ma possiamo considerare forse naturale continuare a crescere, a sfruttare le popolazioni del sud, a esaurire le risorse del pianeta, a creare un modello di vita che è insostenibile? Questo è forse naturale? Ritenete inoltre che la ricrescita felice sia un'utopia, ma come si spiegano allora i numerosi casi di downshifting, questa corrente di pensiero che predica proprio una decrescita, che una riduzione di quelli che sono gli aspetti che caratterizzano l'esistenza di una persona che vive in un'economia industrializzata, la quale provoca stress, ansia, perdita di contatto con quelli che sono invece i veri valori della vita? Il downshifting si propone proprio di ritrovare il senso e il gusto di vivere attraverso la decrescita. Inoltre la decrescita non porta disoccupazione perché si propone di eliminarla diminuendo gli orari di lavoro, facendo lavorare più persone e quindi fare in modo che queste abbiano più tempo libero in cui si possano, nel quale si possano dedicare appunto attività di volontariato, ad aiutare la famiglia, a coltivare le proprie relazioni, i propri interessi e aumentando anche così quella che è la qualità della vita, con un conseguente aumento anche della felicità. Inoltre sostenete che la decrescita provochi una recessione e una disoccupazione e che invece la crescita consenta proprio di risolvere i problemi ambientali, ma la crescita sostenibile è in realtà già una decrescita di per sé rispetto a quello che è il sistema di crescita attuale. Inoltre la decrescita si avvicina proprio più naturalmente all'ecologia e attraverso appunto quello che è il riciclaggio, attraverso rilocalizzazione. La crescita non può inoltre essere intesa come regresso, perché è infatti una riduzione quantitativa e non qualitativa della vita, e fa in modo che la razionalità ecologica e quella economica possano coincidere. Camilla Ecker. Buongiorno, vorrei iniziare il mio intervento rispondendo a una domanda che è stata posta nella seconda argomentazione. È stato chiesto infatti se è sostenibile ancora una crescita per cui è indispensabile la disuguaglianza sociale. La risposta è indubbiamente negativa. Infatti, oltre che a incrementare le tensioni sociali, secondo Gurria, segretario della OCSE intervenuto al Festival dell'Economia conclusosi qualche giorno fa, la disuguaglianza sociale è proprio una delle cause della crisi che stiamo vivendo al giorno d'oggi. Ma siamo sicuri che l'unico sistema per riportare l'uguaglianza sia la decrescita? Gurria sostiene invece che si deve investire sull'occupazione e sull'istruzione per dar slancio alla crescita, a una crescita che porti uguaglianza di reddito e quindi riduca le disparità sociali. È stato inoltre detto che questo sistema capitalistico su cui si basa la nostra economia sfrutta i paesi sottosviluppati, ma anche qui è impensabile sostenere ancora questo sistema. Noi infatti aspichiamo a un tipo di crescita che sostenibile, che rispetti dunque l'ambiente, riproducendo lo sviluppo ciclico della natura, che pur sempre di sviluppo si parla, riducendo la produzione di rifiuti. Ma come possiamo attuare questo progetto? Solo attraverso un investimento sulle nuove fonti rinnovabili e quindi non di certo attraverso una decrescita. In conclusione, come è stato detto, noi non vogliamo una decrescita che tenda a zero, ma non sosteniamo neanche una crescita che tenda all'infinito,
a discapito dell'uomo e dell'ambiente in cui vive. Grazie, ho concluso. Buongiorno, si sente? Sono Sorace Domenico della quarta B scientifica. Non posso che essere d'accordo nell'affermare che la crisi sia nata dopo una crescita spropositata. Il modello degli Stati Uniti però ci deve insegnare che questo non deve essere più possibile. Come si può ragionevolmente sostenere che si deve investire nelle banche? Pensiamo negli Stati Uniti ai cittadini americani, manca un diritto fondamentale quale quello della sanità. Quindi com'è possibile pensare di sprecare soldi da dare alle banche? Siamo in una società che è in un punto di non ritorno, nel quale bisogna rendersi conto che qualcosa va cambiato. Questo cambiamento deve essere del modello economico, perché non possiamo più permetterci di fare lo stesso errore due volte. La crisi del 29, infatti, come ben sappiamo, ha portato alla Seconda Guerra Mondiale. Vorremmo che questa crisi porti alla terza? La decrescita è una necessità, dunque, perché non è distruzione dell'economia, ma un nuovo modo di pensare ad essa. Capitalizzare, crescere, investire non hanno portato ad altro che a questo periodo di stallo e regressione economica, ma di regressione, non di decrescita. Diceva Manzoni che non sempre quello che viene dopo è progresso. Investire per crescere è diventato infatti impossibile, perché allo stato attuale delle cose questo è un peso per i cittadini e per le casse dello Stato. La crescita è vista come una necessità, l'economia dell'oggetto, dell'avere, non ha portato ad occupazione, però, scusate, perché la meccanizzazione dei processi ha ridotto la necessità di manodopera. Ora, non intendo essere contrario alla tecnologia, ma solamente al progresso insensato che porta a sentirsi inadatti alla società, ad avere paura di essere sbalzati fuori dal treno dell'inesorabile sviluppo tecnologico. Perché la crescita, per come la intende l'Occidente, per come la intendiamo noi occidentali, fa male. È arrivato il momento di fermare questo assurdo gioco di bilance nel quale l'Occidente fa pendere l'ago dalla sua parte. E ci terrei a concludere con una frase di Kenneth Boulding, il quale afferma che chi crede che sia possibile una crescita infinita in un mondo finito o è un pazzo o è un economista. Grazie. Allora, Michela Egborn. Sostenere che puntare su una crescita per uscire dalla crisi sia come bastonare un cane è piuttosto sbagliato. E lo è ancor di più sostenere di dover resettare tutto per poter andare avanti, perché abbiamo bisogno di un progresso e non di certo di retrocedere. Forse è vero che ci si è resi conto che il modello di crescita utilizzata fino ad oggi è quello sbagliato, però ci siamo resi conto che è meglio trovarne uno diverso, e quindi una crescita deve pur sempre avvenire, ma in modo diverso. Poi si è parlato di decrescita felice. Come si fa a chiedere, dopo la rivoluzione industriale, dopo gli enormi progressi fatti dalla cultura, dalla tecnologia e dalla scienza, che la gente retroceda e si adegui a un progressivo regresso dovuto agli ideali diffusi dalla decrescita felice? Pretendere uno stravolgimento di un intero sistema economico è sbagliato ed è anche utopico. Puntare sul riciclo invece e sull'ecosistema e l'ecomoda e queste cose qui per superare la crisi non è di certo decrescita, ma crescita. E puntare sulle nuove aziende che portano al lavoro e portano al benessere, si tratta sempre di crescita e di quello che parliamo noi. Sostenere quindi che questo sia decrescita equivale a falso, e forse il problema non è tanto tra decrescita o disastro, ma più da crescita e regresso. Ho finito. Grazie. Bene, abbiamo esaurito anche la parte contro... Scusate.
Mi sono lasciato prendere dal cane, dal panico. Sommaggio ed è stato pagato. Clara Luwink, L-U-E-H-W-I-N-K. Ok. Innanzitutto vorrei chiarire che la decrescita è ben diversa dalla recessione. Infatti non si tratta di una politica economica di austerity o di tagli. Questa è il tentativo disperato di recuperare il modello di crescita. Si tratta quindi di una forma di degenerazione del modello da voi sostenuto. Proprio perché tali tagli, tali imposizioni non provocano altro che la depressione della popolazione, c'è bisogno di un cambiamento radicale e su questo vi do totalmente ragione. Ma non possiamo concepire marginali modifiche al nostro attuale sistema di crescita come sufficienti. Il nostro sistema è fallito oramai. Giustamente avete affermato che il tasso di disoccupazione in Europa è oramai inaccettabile. Ricordiamoci però delle parole di Michael Spence scorso giovedì in occasione del Festival Economia al Teatro Sociale. Bisogna sfatare il mito secondo il quale la crescita comporta un aumento dell'occupazione. Purtroppo dobbiamo renderci conto che andiamo comunque incontro ad un futuro meno florido rispetto al nostro presente. È per questo che dobbiamo organizzarci per tempo e, come il mio compagno vi ha illustrato, potremmo pensare alle parole di Rifkin, secondo il quale dovremmo rallentare i ritmi produttivi. Ci sarà meno lavoro, quindi lavoriamo poco, ma lavoriamo tutti. Infine, avete promosso la crescita sostenibile, ma vi invito a riflettere sul fatto che la crescita sostenibile rispetto al nostro attuale modello di crescita, è comunque una forma di decrescita. Non abbiamo detto che occorre passare da 100 a 0, basta da 100 a 80. Ripeto, la crescita sostenibile è una forma di decrescita. È giusto anche dire che non bisogna cambiare metodo e non basarsi più sul PIL che, come Kennedy ha affermato nel 1968, misura tutto eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Ma il sistema di crescita si basa proprio su questo e non può svincolarsene. È quindi arrivato il momento di inaugurare un nuovo modello, il modello della decrescita. Non si tratta di tornare indietro, si tratta di deviare collettivamente prima che sia troppo tardi per farlo. La corsa alla crescita non è solo folle, ma anche estremamente frustrante, perché inconcludente. L'obiettivo, per sua stessa natura, continua ad allontanarsi. È ora di rallentare, di decrescere, per godersi la strada, perché la nostra vita è il cammino, non la meta. Grazie. Spiace, come? Bene, adesso i nostri giudici si ritireranno, è molto dura la... Tutti insieme. Mi scuso ancora, vi volevo tagliare un intervento, ma ero stato mal informato da questo signore con la camicia gialla, quindi se volete arrabbiarvi con lui, poi... Allora, direi quanto riuscite? Un quarto d'ora, 20 minuti? Sì, benissimo. Bene. Allora, ecco, organizziamo questo ulteriore quarto d'ora, 20 minuti, con un paio di interventi. Chiamerei qui, vicino a me, o dove preferisce, la professoressa Giacomoni, che è la appunto rappresentante della Società Filosofica Italiana, che appunto ha contribuito a organizzare questa quell'evento di quest'anno. Insomma. Prego. Buongiorno. Sì. Allora, io rappresento la Società Filosofica Italiana e, anche se mi consentite, la Facoltà di Lettere e Filosofia. Cioè, io insegno storia della filosofia, per questo sono. Sono qui e allora, per quanto riguarda la Società Filosofica Italiana, dico solo questo, che è la società di filosofia più antica che esiste in Italia e che ha l'interesse, che è poco sviluppato, a stabilire e a rafforzare il legame tra l'università e la scuola. Io credo che tutta questa iniziativa vada in questa direzione, quindi insomma
Direi che questo spirito è molto importante, credo che sia il modo giusto per interagire tra scuola e università, quello di non di andare a fare le conferenze nelle scuole, eccetera, ma di mettere in atto alcune delle cose che si insegnano da noi e che possono essere resi accessibili anche alle scuole. Vedo che i ragazzi non ascoltano un tubo. Allora, dico quello che mi sembra di quello che voi avete fatto, così vi interessa di più, sì, lo so, aspettano il risultato. Dico quello che penso di quello che avete fatto, molto francamente. tutto è stato organizzato molto bene e i vostri interventi che ho apprezzato di più sono quelli meno preparati. Quindi credo che quello che diceva prima il professor Sommaggio sia giustissimo. E cioè occorre che la cosa acquisti una maggiore anche competitività. Io non ho paura del... Anzi. Penserei che la competizione non sia solo un valore negativo, no? Cioè il confronto diretto, anche duro, è molto molto importante dal punto di vista della possibilità di sostenere la propria opinione, la propria posizione, non come un'opinione singola, individuale, ma come un'opinione fondata. Direi che proprio per questo, ecco, notato, dicevo, scusate, mi sono persa dicendo che voglio parlare di quello, dell'impressione che mi ha fatto, più immediatezza e anche più logica. Io ho notato questo, che alcuni di voi hanno preferito qualche frase ad effetto, che tira l'applauso, invece che l'argomento forte dal punto di vista logico. Due, avete usato alcuni, cioè un po', qualche cosa che si avvicina all'argomentum ad hominem, cioè se l'ha detto qualcuno il mio argomento sarà più forte. Allora, le citazioni, che pure sono richieste, perché come dire, sono alla base di un'argomentazione che abbia una sua dignità, però l'argomento vero non è quello che ha dietro il padre nobile, ma quello che riesce a rintuzzare la logica dell'avversario. Allora, io credo che davvero la logica e la retorica intanto non sono tra loro in contraddizione, anzi dovrebbero proprio, devono e possono convergere. Ma questo secondo aspetto, l'aspetto quindi del confronto sulla cosa che fa sì che gli interventi diventino essenziali, puntati magari su un solo argomento anziché su più argomenti portati in modo però come dire, assertivo anziché in modo argomentato, io credo che questo sia molto importante. Mi è capitato spesso anche a lezione con i miei studenti di essere di fronte a questo atteggiamento, e cioè su qualsiasi tema c'è una polarizzazione, e cioè chi dice, vabbè, possiamo dire quello che vogliamo, poi ognuno se ne va a casa, no? Cioè l'opinione, vengo qua, porto la mia e torno a casa con la mia opinione, non c'è nel confronto una crescita. Allora, credo che la scommessa di tutta questa cosa sia il contrario, no? Allora, da un lato dicevo c'è quello che dice tutto opinione, dall'altro, l'altro polo è... ci sono delle verità certe, sono pochissime oggi, ma casomai quelle che si credono certe, e io non sono neanche tanto d'accordo, sono quelle che si basano sui numeri, come se i numeri avessero un'oggettività maggiore, ma questa è una cosa vecchia, molto vecchia, forse dobbiamo in parte almeno dimenticarcene. Gli economisti di solito usano argomenti di questo genere, ma non sempre sono convincenti poi dal punto di vista logico. Allora, voglio concludere con Kant, che nella critica del giudizio su un argomento molto discutibile, appunto, come il tema del bello, dell'estetica in generale, dice una cosa interessante, adesso la semplifico, ma insomma dice questo. Di solito si dice che de gustibus non est disputandum, per quanto riguarda in particolare l'estetica. Lui dice, certo, non si può disputare se per disputare significa, si intende
dimostrare mediante prove, e dimostrare mediante prove significa dimostrare mediante prove certe, cioè basate sulla logica, che portano a verità necessarie. Ecco. Certamente su certi argomenti, su alcuni argomenti come questi, non solo sul bello ma anche questo di oggi, è difficile portare argomenti certi e definitivi, no? Ma, lui dice, forse di certi argomenti non si può disputare in questo senso, cioè arrivare a una verità assoluta, universale, necessaria, poche ce ne sono oggi, ma si può, dice, contendere, cioè si può aprire una contesa. Il tedesco sarebbe streiten, cioè litigare, cioè si può, insomma, confrontarsi, aprire una contesa, cioè confrontarsi con argomenti che fanno sì che le nostre opinioni individuali diventino qualcosa di più se noi le sosteniamo con argomenti, anche se non sono prove nel senso dimostrativo, ma che sono argomentazioni, prove di tipo probabilistico che ci possono portare a una verità non universale e necessaria, ma una verità probabile che forse nella nostra vita ci basta. Ecco, io credo che può esserci un miglioramento di questo. Adesso io parlo dall'esterno perché non ho preso parte all'esperimento, e io credo che invece la nostra facoltà e la società filosofica italiana debba partecipare di più a tutta questa storia. Io credo che questo esperimento può migliorare se si migliora questo. Cioè si punta all'idea che è possibile passare da un'opinione individuale a un'opinione condivisa attraverso l'uso dell'argomentazione, che deve evitare il più possibile sia gli errori di logica, sia il ricorso alle autorità, sia le frasi ad effetto, ma vada alle cose. Ecco, questo è come dire, l'opinione molto schietta che do, al di là del fatto che credo che questo sia una bellissima iniziativa, una cosa, cioè questo lo do per scontato, una bellissima iniziativa che, insomma, la cui struttura ogni tanto cerchiamo di portare anche nelle nostre aule universitarie, e che credo possa essere di grande, come posso dire, di grande valore, perché, insomma, la filosofia a questo serve, credo che su questo siamo d'accordo, ad avvalorare le nostre povere, singole, individuali opinioni e farle diventare qualcosa di più. Grazie. Grazie alla professoressa Giacomoni, e devo dire che effettivamente lo spirito dell'iniziativa nasceva anche per questi aspetti, e anzi una collaborazione, noi cerchiamo volontari perché su questo si basa un po' anche il progetto, quindi anzi l'estendere anche l'invito alla facoltà di filosofia e lettere, secondo me è anzi un naturale percorso che può prendere questa iniziativa, insomma, anche perché l'idea è appunto il fatto di avere anche valorizzato questa giornata con il Comune, che è un altro dei partner dell'iniziativa, con l'IPRASE, ha proprio questo aspetto, cioè di cominciare a porre questi aspetti e farli diventare non delle esperienze sporadiche, ma tendenzialmente un sistema che possa progredire proprio in questa direzione, perché l'idea di base era partita proprio dalle carenze che hanno i ragazzi quando si presentano poi alla dimensione dell'università, finiscono le scuole superiori e poi quando arrivano non sanno argomentare, non costruiscono un ragionamento, quindi è partita un po' dall'aspetto di non lamentiamoci sempre, proviamo a svolgere altre anche attività, che sono state apprezzate subito anche dagli insegnanti stessi delle scuole superiori. A questo riguardo, sulla questione scelta universitaria, orientamento o quant'altro, io chiamerei qui adesso sul palco l'esperienza di due ragazzi che hanno poco più della vostra età, e questo è un piccolo problema del nostro progetto, cioè il nostro progetto si rivolge alle classi terze e alle classi quarte. Purtroppo, appunto, non riusciamo a carpire l'interesse dei ragazzi di quinta e dei docenti ovviamente di quinta, perché hanno gli esami di maturità. E i due ragazzi che adesso si avvicineranno, pure anche lì, sono Giada e Davide, mi sembra, vero? Comincerà Davide e poi Giada. E vi raccontano la loro esperienza di orientamento, cioè l'idea di come si sono orientati, cosa hanno deciso di fare, perché hanno effettuato certe scelte piuttosto che altre e quant'altro.
Grazie. Strigati. No, beh, vorrei partire appunto dal tema anche che è stato affrontato oggi, che è quello della crescita. Più vicino. Grazie. Della crescita, ok. È indubbio che finito il liceo bisogna anche fare una crescita, una svolta, e quella dell'università è sicuramente un grande passo. E, altro punto su cui vorrei appunto collegarmi col tema di oggi, ho notato che sono stati citati grandi autori, grandi personaggi nei vari campi del sapere, Zagrebelsky nel mio, quindi del diritto, Keynes oppure anche Marcuse. È un po' anche la scelta, la crescita sta anche in quello, cioè quale Marcuse, quale Zagrebelsky voglio diventare, cioè anche sapere quali sono le proprie propensioni e i propri interessi e tentare anche di sfruttarli in modo consapevole e anche enfatizzarli in modo tale da raggiungere obiettivi alti. Ed è un po' anche quello che spinge una persona a frequentare e seguire l'università, perché alla fine dopo il liceo siamo, o meno, io ero una gran massa di creta, un po' informe, con tante conoscenze, un po' su tutti i campi, però non sapevo bene cosa fare. Avevo degli interessi, ma questi non bastavano, cioè dovevo scoprire me stesso, per così dire, dovevo scoprire un po' la strada, il percorso che era dentro di me, per poter magari indirizzarlo e sfruttare appieno le mie capacità, la mia indole naturale. Ed è un po' quello il vero salto, la vera difficoltà nel momento in cui si sceglie l'università. E penso che la cosa più semplice, magari anche quella che può colpire di più, appunto raccontare l'esperienza personale di uno studente, magari alla fine della quinta, ma anche già a partire dalla quarta. E per quanto mi riguarda, prima di tutto volevo fare il grande salto di magari studiare fuori dal luogo in cui ero nato. Io sono nato a Brescia, quindi venire qua in Trentino è già un piccolo passo per andare oltre. E già anche questo, per quanto riguarda anche la scelta del luogo in cui si può studiare, pone lo studente, pone l'adolescente di fronte a nuovi problemi, banalmente cosa mangio stasera. Quindi sono anche queste piccole sfide che consentono a un giovane di crescere. E poi ovviamente non solo dove, ma anche cosa. E quindi mi sono detto, siccome io in matematica più del 6, 7 non vado, ho priormente escluso le materie scientifiche, ho detto ok, concentriamoci un po' sulle materie umanistiche, e alla fine ho scelto giurisprudenza, dove sono qua ormai da 4 anni, proprio perché mi permette di saper riuscito a cogliere quella che è la mia capacità, credo, primaria, che è quella di prendere un po' ovunque. E infatti appunto lo studio del diritto è appunto questo, cioè potersi concentrare sullo studio delle regole ma poter spaziare in tutti i possibili campi. Infatti ho sentito parlare di crescita, di ambiente, e sono tutte tematiche che per esempio che si affrontano nel mio corso di laurea e che poi magari uno studente può abbracciare e fare di questa tematica, di questo tema, la propria vita, la propria esperienza lavorativa. Quindi brevemente, forse il segreto per scegliere l'università è guardarsi dentro e non dire magari ok, voglio fare questo perché magari mio fratello ha fatto questo, oppure perché questa determinata professione ha una possibilità di sbocco lavorativo molto più ampia. Ovviamente sono tutti calcoli che uno studente, comunque che un ragazzo deve fare, ma la scelta estrema di dire faccio questo perché il mercato è ampio e libero è sbagliato, perché fare un'università che non ti interessa, esempio mio, frequentare magari un'università di ingegneria, equivale a non sorpassare, o meglio, non equivale neanche a passare 2 esami di analisi o di matematica. Quindi nel momento in cui una persona sceglie come crescere, deve anche trovare un bilanciamento di interessi, cioè poter trovare in che modo posso piegare, o meglio, adattare, modellare la mia creta, cioè la mia persona, su una determinata tematica, su una determinata professione. Non è facile, sicuramente, però anche ci si può sbagliare magari anche il primo anno comunque, o prima di scegliere l'università, però comunque quello che voglio lasciarvi, comunque quello che l'orientamento in genere fa, è quello di proporre tutte le offerte, ma non vuole piegare nessuno a una scelta piuttosto che un'altra, perché la scelta è sempre nelle mani di chi poi la praticherà. Brevemente. Grazie. Grazie, diamo la parola adesso già davvero, signorina. Sì. Prego.
Ciao a tutti. Si sente? Sì, si sente. Beh, innanzitutto io volevo complimentarvi e complimentarmi con voi, perché penso che, insomma, sia stata una bella sfida, non tanto forse quella di riuscire a creare delle argomentazioni in questa giornata, ma quella di poi affrontare un pubblico, insomma, e mi rendo conto che stare da questa parte non è semplice se magari è la prima volta e se magari c'è un'aula in pendenza a cui magari non siete abituati. Quindi veramente complimenti, perché ho visto dei giovani determinati e con una volontà di esprimere il proprio pensiero che, insomma, non è da tutti. Quindi credo che questa competizione sia veramente molto formativa e un'esperienza di grande qualità per voi e per la vostra crescita personale. Cosa aggiungere? Beh, credo che il mio collega Davide abbia detto, diciamo, vi abbia dato il messaggio giusto, e volevo solo aggiungere che appunto fondamentale è la passione. Cercate di capire che cos'è quello che vi appassiona nella vita. Come diceva Davide, non andate all'università se non avete voglia di fare l'università, se magari preferite, avete capito che lo studio non è il vostro futuro, che preferite, magari siete appassionati, non lo so, di qualcos'altro che vi può dare un riscontro lavorativo, non fatelo perché magari i vostri genitori vogliono assolutamente che voi proviate ad andare all'università. Se quella non è la vostra strada, non seguitela. Seguite la vostra passione, seguite il vostro cuore, perché è quello che vi porterà dove vorrete arrivare, nient'altro. Lo studio, l'impegno, sì, è sicuramente importante, però se non c'è la passione, se non c'è il cuore in quello che fate, nello studio come nella vita in generale, non ha senso prendere una strada che non è la vostra. Magari ancora non l'avete capito, perché io ricordo che quando ero all'ultimo, al quarto, il quinto anno di liceo, insomma, per me l'università era un qualcosa che non riuscivo a capire. Nella mia famiglia nessuno c'era andato e mi sono trovata totalmente disorientata. A quel tempo c'erano anche molti meno strumenti per cercare di capire qual era il percorso giusto per me, e la scelta è stata molto difficile. È stata giusta, per fortuna, io faccio ingegneria, quindi tutt'altra cosa rispetto a giurisprudenza, però credetemi, non scegliete la vostra strada in base a delle ambizioni economiche, ambizioni lavorative, in base a quello che vi dicono i vostri amici, i vostri fratelli o i vostri genitori. La vita è la vostra, è una sola, e fate quello che volete fare, perché prendere una strada che non è la vostra vi porterà ben poco lontani. Invece, se credete in quello che fate, se ci mettete il cuore e la passione, arriverete effettivamente dove vorrete arrivare. Detto ciò, volevamo indicarvi dei siti internet che possono tornarvi utili appunto nel cercare di districarvi in questo insieme di corsi di laurea, facoltà, dipartimenti che è, insomma, abbastanza confusionario in Italia. Quindi volevamo darvi alcuni suggerimenti. Il primo è sicuramente il sito dell'Ateneo Trentino, quindi unitn.it, dove trovate appunto tutti i vari dipartimenti, quindi economia, fisica, giurisprudenza, eccetera, e all'interno appunto potete trovare gli specifici corsi di studio che afferiscono a quei dipartimenti. Ma se vogliamo dare uno sguardo più generale, quindi non lo so quanti di voi vorranno studiare qui a Trento, chiaramente è una scelta anche questa, come diceva Davide, uscire dalla propria città, uscire dal proprio nucleo familiare, è un'esperienza che fa crescere, che quindi non vi dà solo nuove nozioni dal punto di vista appunto di quello che voi volete andare a studiare, ma vi dà una nuova esperienza, delle nuove responsabilità, e appunto il problema non sarà solo svegliarsi la mattina e andare a lezione, ma anche cosa mi preparo da mangiare stasera, visto che mi sono dimenticata di andare a fare la spesa. Comunque, in ogni caso, quindi, per cercare di capire se magari avete già un'idea di che tipo di corso voi volete frequentare, ad esempio prendiamo un'area economica, potete appunto da questo sito che è universitali.it, potete appunto trovare questo spazio nell'area studenti, dove voi appunto digitate l'area di vostro interesse, un corso di laurea triennale, perché chiaramente quello a voi vi state approcciando, o magistrale a ciclo unico, e vi dà
tutti i corsi di laurea afferenti a quell'area didattica in tutte le città italiane. Quindi vediamo che qui vi dice dove c'è il corso di... Che corso hai cercato? Economia, ok. A Bari, a Bergamo, a Bologna. Quindi solitamente so che alle superiori si tende appunto a portare un ateneo dagli studenti o gli studenti in un ateneo, però lo studente non si rende conto effettivamente di in quanti posti ha la possibilità di andare a studiare, perché ha l'offerta formativa di quell'ateneo, l'offerta formativa dell'altro ateneo, e non riesce poi a capire io voglio fare economia, e dov'è economia? Dove posso andare a studiare economia? Ecco, questo sito internet vi dà proprio la possibilità di ricercare il corso per città, e all'interno poi ad esempio appunto possiamo analizzare il economia e non so cosa a Bologna, e nella scheda poi voi trovate il rimando ad altri siti molto importanti, che sono il sito del MIUR, quindi contenente tutte le informazioni relative a quel corso di studio in quella città, e poi il sito invece dell'Alma Laurea, che è il sito che vi dà i dati statistici sulle possibilità occupazionali a un anno dalla laurea, 3 anni e 5 anni dalla laurea. Così vi rendete anche conto appunto magari i vari percorsi, che sbocchi lavorativi offrono, in che percentuale, e magari proprio nelle diverse città lo stesso corso quali possibilità lavorative poi vi dà. Chiaramente sono statistiche, quindi insomma vanno sempre prese un po' con le pinze, però diciamo è un buon metodo per cercare di capire non solo che cosa si vuole andare a fare, ma anche dove si vuole andare a farlo. E se non c'è altro, c'è altro? Poi noi comunque abbiamo il desk lassù, vi possiamo dare tutte le informazioni che volete, sia per quanto riguarda l'esperienza universitaria che per quanto riguarda magari i percorsi che ci sono proprio all'interno dell'Ateneo Trentino. E basta. Grazie. E quindi... Grazie infinite. Grazie anche a Giada. Ringraziamo Giada e Davide, che sono iscritti all'università, ingegneria mi sembra, e giurisprudenza. Che cosa resta dell'edizione 2013? Direi che per tirare le fila di questi, proprio veramente, permettetemi veramente 2 minuti di questa indicazione. Abbiamo un po' preso sul serio quello che anche gli stessi ragazzi che hanno appena parlato vi cercavano di dire, cioè il problema della scelta. Siamo, a mio giudizio, poco abituati alla dimensione della scelta, per una serie di motivi che non è il caso di analizzare. Qual è l'idea forte che abbiamo cercato di portare avanti anche con questo progetto? L'idea che anche costruire un ragionamento, anche vincere il ragionamento dell'avversario, è una questione di scelte. E mettere alla prova le scelte che vengono svolte, quindi quale argomento scegliere, un argomento forte, un argomento debole, che tipo di argomentazione presentare, questo comporta una serie di addestramenti alla capacità di scegliere. Certo, ci si addestra con la capacità di scegliere nel ragionamento, ma questa capacità di scegliere nel ragionamento si riverbera poi nelle capacità di scelte dell'etica, dei comportamenti, dell'ethos. E questo si ricollega con la retorica classica, nella quale appunto il vir bonus era dicendi per itus. Ma questa frase può essere letta in tutti e due i versi, no? L'uomo buono è quello bravo a parlare, ma anche quello bravo a parlare diventa buono, cioè l'idea è anche questa, di una sorta di progressione. La metafora del percorso, non è un caso se abbiamo parlato di metafora del percorso come metafora per costruire il ragionamento, ma per costruire anche il percorso di vita. E quindi le scelte, ci addestriamo a fare delle scelte per parlare bene, per discutere bene, per vincere il nostro avversario, per convincere i nostri giudici, ma ci addestriamo a questo anche e soprattutto per riuscire a svolgere le nostre scelte, a operare le nostre scelte con sicurezza. Certo, ci sarà sempre il vaglio della razionalità che ci sarà d'aiuto, ma questo appunto ci permette di costruire un percorso, che è un percorso non solo di ragionamento, ma anche di vita. Questa è un'idea forte che abbiamo condiviso anche con il gruppo di coordinamento.
E siccome le scelte di vita sono legate alla dimensione anche della cittadinanza attiva, perché appunto si vive in un contesto anche sociale, abbiamo pensato che per tutti i partecipanti oggi, e quindi veniamo alla questione dei premi, che credo vi interesserà visto che vi vedo un po' stanchi, sicuramente abbiamo pensato agli aspetti esteriori, vi ricordate le griglie, c'è l'aspetto esteriore e l'aspetto contenutistico. Per quanto riguarda l'aspetto esteriore abbiamo pensato di dotarvi di una meravigliosissima borsina con il logo dell'Università di Trento. Cosa contiene questa splendida borsina con il logo dell'Università di Trento? Allora abbiamo detto prima l'esteriorità e quindi abbiamo pensato di dotarvi di splendide magliette. Poi però oltre all'esteriorità ci vuole l'interiorità, allora abbiamo pensato di dotarvi di due cose interessanti, una pennetta, una pendrive e un'edizione della Costituzione, visto che non ci basta in italiano, la girate c'è anche in inglese. Quindi, oltre a altro materiale che poi troverete, ma quelle sono sorprese ulteriori, e poi abbiamo i premi più solidi, possiamo dire che come lo scorso anno appunto sono le due coppe, i due trofei di quest'anno. Allora, questi due aspetti, l'aspetto esteriore e l'aspetto interiore, vengono racchiusi, diciamo, metaforicamente all'interno di questa gradevole borsina che vi sarà utile nelle vostre cose. Non necessariamente per portare i libri, potete anche andarci in spiaggia e andare un po' dove volete voi. Bene, io direi che possiamo fare una sospensione, visto che siamo qui dalle 3 e possiamo anche avere un 5 minuti di svago, e c'è l'accesso direttamente qui, c'è un piccolo cortile senza andare in strada per chi vuole fermarci. Un'ultima notazione, ecco, la particolarità del nostro modello trentino di disputa e di contraddittorio è determinato dal fatto che tutti questi incontri, questo di oggi è anche in diretta streaming, ma tutti gli scontri sono verbalizzati. E non solo sono verbalizzati, non è verbalizzato solo lo scontro, ma è verbalizzato soprattutto il giudizio dei giudici. E questo serve ai ragazzi, a voi, vi è servito, credo vi sia servito, anche per migliorare progressivamente la vostra capacità e la vostra preparazione. Siamo in attesa che i giudici ci dicano qualcosa, appena li vediamo vi chiamiamo dentro. Quindi vi invito a non allontanarvi troppo, però diamo questi 5 minuti di riposo.